Buonasera e benvenuti smanettoni. Come state? Sono Guy de Roquefeuille e non sono uno youtuber. Questo video, così come gli altri, nasce da una raccolta di appunti, per me e per voi, su delle procedure per conseguire degli obiettivi specifici. L'obiettivo di oggi riguarda i runner di GitLab. In particolare vedremo come recuperare la configurazione di un runner di tipo project, quindi privato, che è ospitato su computer personale, che è già stato registrato in precedenza, ma il cui container, che in questo caso è Docker su macchina virtuale, in questo caso Linux, non funziona più. Perché? Perché magari la macchina virtuale è stata riavviata, semplicemente perché magari il computer è stato spento per poi essere riacceso il giorno dopo, e nonostante la configurazione sia chiaramente rimasta, il runner non funziona più. Quindi l'obiettivo è quello di trovare un modo semplice, con pochissime righe da terminale, per poter riavere in una manciata di secondi il runner disponibile per prendersi in carico tutte le pipeline. L'alternativa è quella di replicare la procedura di configurazione o anche di registrazione, con tutti gli svantaggi, tra cui per esempio il fatto di avere una procedura tediosa o il fatto di dover recuperare il token del runner che magari non avete neanche più, e che l'unico modo per recuperarlo è quello di andare a cercarlo nel file config.toml, che su macchina virtuale è veramente difficile andarlo a cercare. Come al solito cercherò di rendere la procedura il più semplice, limpida, lineare, completa possibile, a prova di scimmia e cercando a tutti i costi di evitarci dei gran mal di testa. Non posso però garantire che non ne verranno durante il processo. Infine, prima che mi tiriate una ciabatta, questo video non fa per voi se non avete un runner GitLab già registrato in precedenza e non usate Docker come container. Come macchina virtuale io ho Linux, non è necessario che sia quello, l'importante è che abbiate a disposizione un terminale Docker. Se non soddisfate questa condizione, dovete trovarvi un'altra guida. Se invece volete rispettare questa condizione, potete fare riferimento al video che trovate in descrizione, in cui vi faccio vedere come configurare il runner per la prima volta esattamente con le caratteristiche che servono. Detto ciò, se siete pronti, cominciamo! Prima cosa, andiamo su GitLab. Fate login, io l'ho già fatto. Atterrate nella pagina dei progetti. Io userò il Salesforce Wise Fox. Il nome ignoratelo, Salesforce non c'entra niente, potete usare un qualsiasi progetto, l'importante è che ci abbiate un runner sopra. Andiamo a vedere i runner disponibili, quindi scrollo di sinistra, Settings, CI/CD. Espando la sezione Runners. E qua, come vedete, io ho 4 runner disponibili, di cui 3 non danno segni di vita e 4 risulta online. E tra l'altro risulta online 4 minuti fa, quindi in teoria dovrebbe essere a posto. In realtà l'unico modo per avere la certezza che sia online è quello di testarlo. Quindi cosa si fa? Si torna sul progetto e si lancia una pipeline. Ora, se avete registrato il runner, diciamo, su questo progetto, dovreste avere una pipeline funzionante. Io su questo computer non ho Visual Studio Code, quindi userò il Web ID di GitLab, che è molto simile. Mi metto su un branch che ha un file di configurazione molto semplice, voi dovreste già averlo. Se avete già lanciato una pipeline dovreste avere un branch che ha questo file sopra. Come vedete il mio è molto semplice e faccio un commit fittizio, quindi cancello il commento, lo chiamo testrunner e in questo modo scateno la pipeline. Vediamo cosa succede. Io è come se avessi appena acceso il computer, quindi la macchina virtuale è ancora spenta. Il risultato è abbastanza prevedibile, quindi. Ora, per vedere a che punto siamo, vado su Build, Pipelines, e vediamo la pipeline che è appena partita, che esito ha avuto. Ecco, sorprendentemente, la pipeline è fallita. Andiamo a vedere come mai. Apro il job test. E chiaramente non ha trovato niente. C'è da stupirsi, mica tanto, perché alla fine il runner
e nonostante risulta online, ma se la macchina virtuale è spenta, che stiamo facendo? Quindi attivo la macchina virtuale. Infatti, vedete, spenta. Tasto destro, avvia, avvio senza finestra. Questo perché? Perché se lo aprissimo con la finestra troveremo il terminale qui e noi non vogliamo utilizzare il terminale direttamente della macchina virtuale, ma useremo il terminale di Docker. Quindi, già che ci siamo, apro anche questo. Questo terminale che vedete è il terminale di Docker Toolbox. Probabilmente voi avrete quello di Docker Desktop, alcuni di voi avranno quello di Docker Desktop, però non mi aspetto ci siano grandi differenze. In generale, l'importante è che sia un terminale Docker che quindi abbia accesso al container, no? Ai container e alla macchina virtuale su cui volete ospitare tutta quanta la struttura. Ecco la nostra simpatica balena. Bene, adesso la macchina virtuale è in esecuzione, Docker funziona, quindi sembra che sia tutto in ordine. A questo punto provo a rilanciare il nostro job e vediamo cosa succede. L'inizio non sembra niente di diverso da prima, e infatti è esattamente lo stesso esito. Ora, qual è la strada giusta da percorrere? Intanto dobbiamo vedere il nostro container, quindi quello che effettivamente ha il nostro runner. Per poterlo vedere, il comando giusto da terminale, poi trovate appunto tutta la lista sempre in descrizione, è docker ps-a. Questo comando fa vedere tutti i nostri container. Infatti, come vedete, adesso ci sono varie colonne. Qui le colonne vanno a capo perché la finestra è un po' piccola, però si capisce lo stesso. E come vedete, c'è come immagine abbiamo il GitLab Runner che io ho usato come versione l'ultima disponibile. Magari voi avete una versione specifica, però poco male. E questo è il nostro container, quindi di fatto che si chiama GitLab Runner. Quindi qui apparentemente è tutto in ordine. La cosa che si può provare a fare è provare a riavviarlo. Quindi per riavviare un container basta prima fermarlo e poi rilanciarlo. Quindi scriverò Docker stop nome del container, in questo caso GitLab Runner. Se prende il comando vi darà in output una nuova riga con il nome del container su cui avete giocato. Freccetta verso l'alto, freccetta verso l'altro, così recupero il comando in cui guardiamo i container. E se vedete, adesso lo stato del container è cambiato. Prima era up da 25 secondi, ora invece è uscito 16 secondi fa. Quindi effettivamente il terminale funziona. A questo punto riavviamolo. Anziché stop, mettiamo start. Bene, l'abbiamo riavviato. Vediamo se è stato sufficiente a ripristinare le cose come erano. Chiaramente c'è un'operazione in più da fare. Va bene, a questo punto, che cosa possiamo reinventarci? Ci manca un'operazione e questa operazione che manca è praticamente, se lasciatemi la metafora, è pigiare l'acceleratore. Adesso noi abbiamo messo in moto la macchina, dobbiamo pigiare l'acceleratore. Come si fa a pigiare l'acceleratore e quindi a dire al container di eseguire quello che deve eseguire? Beh, sempre da riga di comando. Quindi sarà docker exec it-it e poi due volte il nome del nostro container, quindi GitLab Runner una volta, GitLab Runner una seconda volta e poi run. Questo è di nuovo, questi comandi li trovate in descrizione. Invio. Ora ha fatto qualcosa, però qui otteniamo degli errori rossi. Questo è esattamente il problema che impedisce al nostro container di far funzionare il runner. Lui adesso che cosa sta facendo? Lui adesso è in attesa di lavori, è in attesa di prendersi in carico i jobs della pipeline, però gli manca un pezzo.
E che cosa gli manca? Gli manca questo file di configurazione che quando abbiamo registrato il runner se l'era preso e nel momento in cui la macchina virtuale viene riavviata, questo file è praticamente da inserire di nuovo. E infatti lui se lo aspetta e non lo trova. Che cosa dice? Failed to load config stat, questo qua. Non riesce a caricare il file di configurazione. Perché? Perché non esiste il file o la cartella. Questo è il problema che dobbiamo risolvere. Se riguardiamo la procedura, questa è una delle pagine che la riportano, ma più o meno qualsiasi pagina riporterà sempre la stessa cosa. Noi a un certo punto, prima della registrazione, quando abbiamo proprio istanziato il container del runner, avevamo incollato questa riga. Questa riga che cosa fa? Dice questa riga praticamente. Va a copiare, va a prendere come immagine il runner versione, in questo caso 15.8, nel mio caso era l'ultima, quindi come immagine prende questa, va a creare un container di nome GitLab Runner, che però oltre a creare un container da questa immagine, va anche a copiare il file di configurazione all'interno di questa cartella, che se guardate è esattamente la cartella che lui mette qui dentro, quindi lui si aspetta nella cartella etc GitLab Runner, si aspetta il file di configurazione che non ha. Quindi a questo punto si aprono due strade. La prima strada è quella di creare il file direttamente all'interno del terminale di Docker ed è una strada che prevede un po' di problemi perché bisognerebbe entrare nel container, bisognerebbe andare a sfogliare con il nano, con Vim, insomma, bisognerebbe creare il file direttamente all'interno del container ed è una strada che siete liberi se volete farvi del male, ma io personalmente me la eviterei. La seconda strada più semplice è quella di creare il file config fuori dal container, quindi sul PC, su Windows in questo caso, e poi copiarla all'interno del container una volta che il file è bello che è pronto. Ora, giusto per farvi capire che cosa si aspetta, qui il terminale ormai è rotto, vedete, non mi fa più fare assolutamente niente, lui è, non si può, ormai è inutilizzabile, quindi tocca chiuderlo e riaprirne uno nuovo. Ora dobbiamo entrare all'interno del container, giusto per farvi un po' capire che cosa c'è. Innanzitutto verifichiamo se effettivamente è in esecuzione. Quindi sempre Docker PSA è in esecuzione, vedete, up da 5 minuti. Bene, a questo punto dobbiamo entrare. Come facciamo a entrare? Beh, come al solito con il comando, quindi Docker exec GitLab runner e poi. Allora, scusate, exec li GitLab runner bash. Non è giusto, chiedo scusa, non è li ma è it bash. Perfetto, vedete, adesso noi siamo entrati dentro il container. Che cosa c'è all'interno del container? Vediamolo, il comando per cercare è ls trattino li, dovrebbe essere questo. Ecco qua. Ora, ci sono varie cartelle e vari file. Quello che interessa a noi, vedete, è la cartella, quello che diceva prima, ed era la cartella etc GitLab runner. Quindi, change directory, andiamo direttamente a cercare questa cartella. Quindi ci mettiamo dentro etc GitLab runner e, come prima, freccetta freccetta per recuperare il nostro comando. E vediamo quello che c'è all'interno. E all'interno non troviamo niente. Vedete, non c'è. Questa cartella è vuota. Torniamo un attimo indietro per capire meglio. Quindi cd
spazio, punto, punto per tornare indietro e vedete siamo tornati in Edge. Facciamo la stessa cosa. Vedete qui dentro un po' di cose ci sono e la cartella che interessa a noi è GitLab Runner, che però come avete visto non ha dentro niente. Quindi questo è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo fare un file di configurazione che è config.toml. Lo facciamo all'esterno, quindi lo facciamo su Windows e poi tramite linea di comando lo dobbiamo inserire qui dentro. Quindi, prima cosa, dobbiamo creare un file. Ora, trovate in descrizione un template di un file config.toml. Io l'ho preso tranquillamente online, che è questo qui. Ora, qui il nome ci mettete quello che volete. In genere il nome, come avevamo fatto, se vi ricordate, era il nome corrispondeva al nome del runner su GitLab. Quindi nel mio caso è prova underscore 4. La URL è sempre la stessa, https://github.com. Il token è qui casca l'asino. Qui il token va recuperato, se non ce l'avete più e volete vedere come recuperarlo all'interno del container, toccherà fare un video a parte. Se me lo chiedete o scrivete nei commenti ve lo posso anche fare, ma diamo per scontato, come suggerisco sempre, che quando si crea e poi si registra un nuovo runner, il token bisogna sempre, sempre tenerlo da parte perché non si sa mai. Quindi il token deve essere quello del runner. Nel mio caso è quello di prova 4. Per farvi capire, l'ho chiuso, vabbè, poi lo vediamo. Limit va bene questo. Executor deve essere Docker perché siamo su Docker. Qui è tutto com'è, tranne l'immagine che è node. Latest, quindi diciamo a me piace come immagine Node l'ultima versione. Se avete un'altra immagine poco cambia, tanto è quella di default. Privileged, a me piace a true. Nell'altro video io avevo analizzato, no, avevamo visto queste due linee. In un caso era register e basta, in un caso era register col Docker privileged. Io preferisco avere sempre il Docker privileged, ma anche qui dipende da quello che dovete fare. E l'opzione è qui dentro. Il resto può restare tutto così. A questo punto che cosa faccio? Copio questa parte, apro un blocco nuoto nuovo di zecca, incollo, salvo con nome e sul desktop io ce l'ho già. Allora, qui dovete scegliere una cartella. Io la metto sul desktop, ma voi potete mettere una cartella che preferite. Potete anche tenerla a livello di C, potete metterla da qualsiasi parte, basta che sia un posto qualsiasi. Cosa importante, scrivete config.toml e anziché tenere .txt mettete tutti i file, perché altrimenti ve lo salva come formato testo, che non è quello che vogliamo noi. Salvate, io ce l'ho già e in questo caso lo sostituisco e a questo punto abbiamo il nostro config.toml. A questo punto è pronto, siamo quasi arrivati a meta. Cosa ci serve? Ci serve il comando da terminale che lo possa copiare da Windows dentro alla cartella giusta del container. Il comando è questo, lo trovate in descrizione. Accortezza però, intanto, Docker, vabbè, è l'incipit per qualsiasi comando, ormai l'avete capito. CP è copy, quindi diciamo è così, poco male. Qui c'è uno slash, questo slash indica un percorso che parte da C, quindi una volta che voi partite qui, il vostro slash parte da qui. Quindi se voi volete, per esempio, come nel mio caso, arrivare al desktop, voi dovete passare per utenti, il vostro nome, desktop, quindi qua sopra trovate tutto il percorso, tasto destro, copia indirizzo come testo, torno qua. A destra dello slash, quindi qui io copio e vedete che lui ha copiato tutto il percorso. Ora il C due punti slash inverso non serve perché
è sottinteso in questo slash qui. Tutti gli slash devono essere messi, diciamo, dall'altra parte, e poi, una volta arrivati al nome della cartella, poi c'è un ultimo slash e mi ci mettete config.toml. Cosa importante, questa stringa non può avere degli spazi, quindi se voi avete una cartella che è direttamente qui nella C e avete degli spazi, per esempio programmi, come nel mio caso programmi x86, in questo caso, oppure con Wondershare per dire, in questo caso vi solleverà un errore. Nel mio caso io ho degli spazi e quindi bisognerà mettere delle doppie virgolette in modo tale da mettere gli spazi tutti, diciamo, da fare l'escaping dello spazio in modo tale che altrimenti non funzionerà. Quindi Docker CP cartella, diciamo, file di origine, poi nome del container. Siccome il mio container si chiama GitLab Runner, che è un po' il nome standard per quanto riguarda il container del runner, potete usare questo. Se avete un nome diverso, dovete usare il vostro. Due punti. E poi, come prima, slash, la cartella dove va a finire. E questo potete lasciarlo così, perché comunque il file deve finire dentro etc gitlab-config.toml. A questo punto, che si fa? Si prende questa linea, copia, e si torna sul terminale. Qui possiamo uscire. E per uscire basta scrivere exit. Vedete? Quindi sono uscito dal container e sono tornato sull'host. E a questo punto posso copiare il nostro file. Tasto destro, modifica, incolla, invio. Voilà. Ultima cosa da fare, le ultime due cose da fare sono riavviare il container e rilanciare il run, che era quello che prima ci ha dato tutta quella serie di errori. Quindi Docker restart GitLab runner in modo tale da stopparlo e rilanciarlo. Voilà. A questo punto freccetta verso l'alto per recuperare un comando vecchio, sia psa, giusto per vedere che sia up, e lo è, eccolo qua. E a questo punto trovate sempre lo stesso comando di prima, quindi exec it gitlab runner run. Ora, se vedete, adesso prima erano comparsi degli errori e adesso non stanno comparendo più, quindi ci piace già molto molto di più. Torno sul job in attesa, retry. E guardate un po', il runner adesso è partito. Quindi, ricapitolando quello che si è fatto, siamo partiti da un runner che era già stato registrato, ma che era ospitato su una macchina virtuale che per qualche motivo, il più delle volte legittimo, era stata spenta e riaccesa. Quindi, che cosa abbiamo fatto per risolvere il problema? Abbiamo fatto un po' di prove per vedere quale fosse la causa. La causa è la mancanza di un file config.toml dentro una cartella specifica del container, e la cartella specifica è questa. E quindi abbiamo creato un file config.toml in Windows tramite procedura normale con blocco note e l'abbiamo materialmente innestata dentro il container. Cosa dovete fare nel momento in cui dovesse risuccedere? Ve lo faccio vedere. Prima vediamo se comunque il job sta andando. Ci sta mettendo un po' perché il mio computer è uno scaldapizzette e poi perché l'immagine Node non ce l'avevo ancora,
nel container. Chiaramente questa operazione diventa veloce se scaricate l'immagine per la prima volta. Se nel container l'immagine esiste già, questa operazione sarà molto più immediata. Qui trovate e avete il link sempre in descrizione, trovate degli esempi se me l'apre, di comandi per poter giocare con containers e immagini in Docker, per esempio vederli, eliminarli, eccetera. Guardiamo questo. Diciamo ormai è eseguito e quindi non ci possiamo più fare niente. Possiamo aprirne un altro per completezza. Questa la possiamo anche chiudere tanto in background. Per vedere le immagini che ci sono, basta scrivere Docker Images. E come vedete, qui ce ne sono due. Una è quella che è stata scaricata come ultima versione. Questa è un'altra immagine che ha scaricato lui, che è, diciamo, insieme a questa. Quando, se il job fosse andato fino alla fine, non l'avesse interrotto prima, qui ne avremmo una terza, che sarebbe Node. Ultima cosa per vedere quindi quali sono le operazioni da fare una volta che la macchina virtuale è spenta, così per farvi capire quanto veloce è il processo. Io qui la spengo e la riavvio. Qui chiudo tutto, quindi stiamo simulando un riavvio completo. Lui. Bene, 3 righe da terminale. La prima, copiare. No, la prima è lanciare il container. Quindi Docker, riavviare. In questo modo siamo sicuri che il container sia in esecuzione. Riproviamoci. Quando succedono questi problemi, vediamo un pochino. Secondo me il terminale non si è istanziato per bene. Ok, infatti adesso è partito. Ora dovrebbe funzionare. Infatti, a volte impiega un pochino di tempo prima di collegarsi dalla macchina virtuale e il terminale, ma basta aspettare un pochino. Quindi, prima cosa, questa linea di comando dovreste tenervela da qualche parte ed è la prima che va lanciata. Quindi, tasto destro, modifica, incolla. Fatto. Poi si riavvia il container e poi si fa il run. Quindi, Docker exec, it, GitLab runner, run. Riavvio il job e come vedete adesso sarà esattamente come prima.
Adesso scaricherà Node. Aspettiamo che finisca e ci vediamo alla fine. Bene, il job è finito, tutto in ordine e quindi possiamo dire victory. Grazie per essere arrivati fin qui. Io sono Guy Drockfey, se avete qualche appunto da qualche domanda, correzioni ben volentieri, compendio, scrivete nei commenti e cercherò di rispondervi il più dettagliatamente possibile. Quindi grazie ancora e arrivederci alla prossima avventura.